Si sente spesso parlare di ipnosi, ma siete certi di sapere che cos'è veramente? L'ipnosi viene a volte usata per aiutare le persone che soffrono di dipendenze, come quella dal fumo o dall'alcol, a superarle. Ma che cosa avviene al nostro corpo quando si viene ipnotizzati? Scopriamolo! Il rilassamento è un aspetto centrale dell'ipnosi e coinvolge sia la sfera fisica che quella psichica. Si ottiene tramite un mirato processo di collaborazione e fiducia tra l'ipnoterapeuta e il paziente. Durante le sedute di ipnosi è frequente essere molto concentrati, poiché si svolgono in un ambiente tranquillo, privato, in cui è facile mantenere alta la concentrazione sull'argomento affrontato durante la terapia. Quando le persone sono ipnotizzate, spesso riescono ad avere un'apertura mentale maggiore del solito, riuscendo a considerare possibilità che normalmente scarterebbero. È risaputo che l'ipnosi ha la capacità di stimolare insolite esperienze sensoriali, permettendo a chi vi si sottopone di provare, in modo diverso dal solito, sensazioni fisiche come il dolore. Durante l'ipnosi, alcune persone sperimentano un senso di distacco, come se si stessero osservando dall'esterno, pur rimanendo ben consapevoli di chi sono e di che cosa stanno facendo. Oltre tutto ciò che è stato detto, bisogna comunque puntualizzare che ogni persona è diversa e può reagire in modi molto differenti all'ipnoterapia. Per questo, non provare nessuna delle cose menzionate, così come provarle tutte, è assolutamente normale.